Uè ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casa Base del 28 gennaio 2020. Dal team di Fortnite, come va, eroi di casa base? Diamo un'occhiata ai contenuti in arrivo su Salva il Mondo di questa settimana. Sfida Frostnite, congelamento finale. Preparatevi per la sfida settimanale finale di Frostnite, congelamento finale. Questa sfida combina le meccaniche di territorio ghiacciato, cresta dell'onda, surriscaldamento e fino all'orlo. Affronta il gelo per sbloccare l'arco tubo vuoto. Infatti lo avevamo già visto nei video dei leaks, l'arco tubo vuoto è per ora l'ultimo arco liccato. L'arco tubo vuoto è elettrizzante. Colpisci gli abietti con quest'arma mortale per far rimbalzare il fulmine fra i tuoi nemici. Spara una freccia che cade nel tempo, danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Attenzione attenzione, perché tornerà anche Sara, specialista delle coccole. Coccole in arrivo, il suo vantaggio standard, coda del drago. Squarcio del drago lascia una scia persistente di energia che infligge 18 danni energetici base al secondo. Il suo vantaggio comandante invece, oltre che a lasciare sempre la scia persistente di energia e infliggere 45 danni energetici base al secondo, stavolta la scia del drago rallenterà i nemici del 30% per 3 secondi, quindi assolutamente un eroe da avere. Disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 1 febbraio all'1 ora italiana. Perché l'1 febbraio e non giovedì quindi? Nota, il riassortimento del negozio dell'evento avverrà secondo un nuovo calendario, il sabato all'1 ora italiana. Il riassortimento del negozio settimanale seguirà invece il calendario abituale del giovedì all'1. Quindi ricapitolando, abbiamo due negozi nel negozio di Salva il Mondo, il negozio dalla parte sinistra d'ora in poi si aggiornerà al sabato, mentre il negozio nella parte di destra seguirà lo stesso calendario di adesso, quindi il giovedì all'1 di notte. Contributo perdita dell'inventario. I giocatori colpiti dalla perdita di zaino e deposito riceveranno un contributo proporzionale al loro livello account. Il contributo è in funzione del livello account del giocatore e contiene un pacchetto oggetti con una miriade di materiali, costruzione, creazione eccetera eccetera, per mitigare la perdita dell'inventario. Quindi chiunque di voi fosse stato colpito da questo rarissimo bug sarà ricompensato con una scatola regalo direttamente dalla Epic Games. La scatola regalo varia in base al vostro livello comandante, quindi può essere un vantaggio oppure uno svantaggio. Comunque ho visto il video di un ragazzo su Reddit dove ha già ricevuto questo regalo dalla Epic e devo dire che comunque è rimasto molto molto soddisfatto, ve lo leggo nel video. Ma c'è un'altra cosa di cui volevo parlarvi in questo video. A partire dall'uscita dell'aggiornamento 11.50 in arrivo all'inizio di febbraio, Fortnite passerà al sistema di fisica Chaos di Unreal Engine. Al momento del rilascio vogliamo assicurarci che Fortnite resti sempre Fortnite, anche se lungo la strada ci saranno stati degli ostacoli. Per questo motivo stiamo iniziando dei test con un piccolo gruppo di giocatori e terremo gli occhi puntati sul feedback, così da fare migliorie e aggiustamenti nel tempo. Con l'arrivo dell'aggiornamento 11.50 e il lancio della stagione 2 del capitolo 2 è ora programmato per giovedì 20 febbraio. La stagione 2 avrà spoiler con molteplici spoiler, però non possiamo ancora svelare tutti i segreti della prossima stagione per ora. Prima della fine della stagione avremo altre sfide a tempo straordinario in più, questo a noi non interessa ovviamente, quindi di cosa volevo parlarvi io? Innanzitutto questo cambiamento sarà sì su Battle Royale, ma sarà anche su Salva il Mondo, quindi io non sono purtroppo un esperto di fisica Chaos o di Unreal Engine, né tantomeno di programmazione. Ho anche guardato molti video riguardanti l'argomento e sinceramente non posso sapere se questi cambiamenti andranno a influire positivamente o negativamente sul nostro Salva il Mondo, ma una cosa è certa, qualcosa sta per cambiare. Qualcosa di piccolo? Qualcosa di grosso? Molti sostengono che è troppo l'hype che si è creato dietro a questa fisica Chaos di Unreal Engine, molti invece sono speranzosi che Fortnite rinasca, ma sostanzialmente che cosa potrà cambiare rispetto al Fortnite di prima e specialmente su Salva il Mondo cosa potrà mai cambiare? Comunque siamo agli sgoccioli e lo vedremo presto. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, ricordatevi dell'arco Vindertech di Sara, specialista delle coccole, molto fondamentale. Noi ci vediamo alla prossima, bella bella! I wish to stay.